Ho iniziato 12 anni fa facendo l'obiettore di coscienza in sede, dopo da lì sono partito, invece ho cominciato la mia carriera nel mondo della cooperazione e dello sviluppo, partendo prima per Nairobi, in Africa, e poi in Nepal e adesso in Birmania. Secondo me CESVI è l'insieme delle sue potenzialità, e a partire dal suo nome intanto, perché CESVI significa, perlomeno significava, cooperazione e sviluppo nel suo acronimo. Queste erano le parole chiave. Sviluppo per me è una parola importante perché è il contrario di avviluppo, è il contrario di richiudersi in se stessi, è invece aprirsi, tentare di sviluppare le potenzialità che ci sono in una certa comunità, per esempio. E cooperazione è seguire un po' questo percorso di spiegamento delle potenzialità. Sono contento del lavoro fatto con CESVI perché mi ha aiutato a comprendere il significato di sviluppo, che appunto non è necessariamente crescita economica, non è necessariamente miglioramento delle proprie condizioni di vita soltanto, ma è molto di più, è cogliere le potenzialità che una comunità o anche che una singola persona o un'organizzazione può avere. Sicuramente CESVI per me è sviluppo.